Ciao a tutti da AC News. Vediamo il trailer di oggi e subito dopo le notizie di cinema. Sono le 9, tesoro. Già. Baci della buonanotte. Sì. Sì. Va bene, è ora di fare i compiti. Tu lo sai fare? Sai dare il buon esempio? Certo, sarò il fratello maggiore più bravo del mondo. Così mi piace. Alex, va a letto. Dai, posso vedere come finisce questo? No, è tardi e c'è il telegiornale. Allora posso avere una TV in camera mia? Ti stiamo dando molta fiducia. Puoi guardarla mezz'ora al giorno. Quando diciamo di spegnere la TV, si spegne la TV. Va bene, papà, mi basta avere la TV in camera. Mio figlio da grande vuole fare il soldato. E personalmente non ci vedo niente di male. Alex è un bravo ragazzo. Forse lo è a casa, ma non lo è a scuola. Alex, che c'è? La maestra non ti sopporta più, lo sai che significa? Sei espulso! Io voglio dirle una cosa che penso sia importante per Alex. Ha un amico immaginario. I bambini devono essere corretti. Nessun nemico riuscirà mai a raggiungermi. Vedo una gran marmaglia intorno a me. Difendi la città di Rossa, soldato! Signor, sì, signore! Tu sei un killer! Sei un killer! Il trailer per Extremely Loud and Incredibly Close è appena uscito nel web. A volte prendere attori bambini come protagonisti può essere una vera scommessa. Thomas Horn farà il suo primo debutto con questo film sull'11 settembre e il film uscirà nelle sale questo Natale. Tra poco nelle sale il remake del film non horror svedese Lasciami Entrare, che in inglese si chiama Let Me In. In italiano l'hanno inspiegabilmente tradotto con Blood Story. Il compito non facile del remake, da un film comunque ben riuscito, è stato affidato allo sceneggiatore e regista Matt Reeves. Il film parla dell'amicizia tra un bambino e una bambina, ma uno dei due si rivelerà un vampiro. E per oggi è tutto. Arrivederci presto da AC News.